Intanto voglio ringraziare moltissimo Michelangelo Pistoletto per aver avviato questa iniziativa a cui sono molto felice di partecipare. Intanto Pistoletto con il Terzo Paradiso già ci ha spinto da un po' di anni, da un bel po' di anni, a riflettere su questa frattura percettiva che continuiamo ad avere tra l'idea di una specie, che è la specie umana, e il resto della natura, come se fossimo noi e il resto. Invece credo che la cicatrice che mi piacerebbe rimanesse sul corpo fisico di ognuno di noi, anche sul corpo sociale, dopo questa grande crisi della pandemia, fosse proprio una consapevolezza aumentata sul fatto che dobbiamo superare questa frattura percettiva. Noi siamo la natura e la natura siamo noi. Il virus ha stravolto le nostre economie, le nostre società, le nostre vite e ci ha colpito che eravamo già fragili e già in crisi rispetto agli equilibri ambientali ed ecologici. E quindi credo che è veramente una responsabilità individuale, collettiva, di tutti, di avere questo livello di consapevolezza aumentata e cresciuta. Cosa possiamo fare noi? Intanto qui al Maxi abbiamo deciso proprio di aprire una riflessione sull'ecologia della creazione, cioè di sfidare il mondo dell'arte, della creatività, della fotografia, il mondo dell'arte a far proprie questi temi che un maestro come Pistoletto ha intuito e fatti propri già da molto tempo. E poi ci sono gesti concreti che ognuno di noi singolarmente può assumere. Ho visto che nella canzone dei Subsonica ce ne sono tante di, diciamo, così, di ganci. Ne prendo uno, come ti nutrirai? Ecco, come ti nutrirai? Innanzitutto nutrirsi non solo di cibo, ma anche di emozioni, di pensieri. Nutriamoci di pensieri coraggiosi, radicali, ma anche gentili, ma anche che ci aiutino a sviluppare, come dire, quella parte del cervello che sa collaborare, cooperare piuttosto che competere. E come ti nutrirai invece proprio di cibo? Io dico che dobbiamo nutrirci con meno carne. Non sono ancora una vegetariana totale, però ho ridotto moltissimo l'apporto di carne nella mia dieta e credo che se guardiamo tutta la filiera della carne, la deforestazione per coltivare i cereali che servono a nutrire gli animali, animali che vengono trattati con estrogeni, antibiotici e anche animali infelici che poi arrivano sulla nostra tavola. Ecco, un gesto concreto che ognuno di noi può fare è ridurre l'apporto di carne, assicurarsi che la carne che compriamo e che eventualmente vogliamo continuare a mangiare sia carne di animali trattati bene.